Ciao a tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati a dei nuovi di unboxing. Quest'oggi completiamo i prodotti ricevuti dalla Genesis con il kit, il set di 4 periferiche in 1 Cobalt 300. Come possiamo osservare dalla confezione di generose dimensioni, all'interno troveremo una tastiera a membrana, un headset da gaming di tipo stereo, un mousepad ed infine un mouse con sensore ottico. Nel retro della confezione troviamo nella parte inferiore le specifiche tecniche relative ai quattro prodotti e nella parte diciamo superiore le caratteristiche principali di ogni singolo prodotto. All'interno della confezione troveremo un classico manuale di istruzioni che riguarda i vari prodotti, i classici stickers della Genesis. Iniziamo con la tastiera a membrana, che come possiamo osservare offre un design abbastanza classico ed elegante, classica colorazione di colore nero. Il layout di digitazione è americano, come la ROD 400 RGB che abbiamo già recensito. Possiamo osservare un po' questo taglio e questi angoli spigolosi nella parte inferiore della tastiera. La tastiera è dotata di tasti multimediali nella parte superiore che vanno dal tasto F1 ad F8 per poi passare ad altri per aprire il client di posta F9, il browser F10, F11 per disattivare tutti i tasti presenti sulla tastiera, F12 per attivare la calcolatrice. La tastiera contenuta nel kit Cobalt 300 è si dota di una retroilluminazione a tre colori che potremo variare tramite il tasto nella parte inferiore della tastiera. Troviamo anche la funzione per invertire i tasti WASD alle freccette e viceversa per i tasti page up e page down per regolare la intensità di retroilluminazione della tastiera. Nella parte inferiore troviamo il logo della Genesis che verrà anch'esso retroilluminato. Spostandoci nel retro della tastiera possiamo osservare questo design abbastanza aggressivo, con forme geometriche molto spigolose. Nella parte superiore troviamo sempre i piedini in plastica che potremo aprire per rialzare un minimo la tastiera e agevolare la digitazione. Eventualmente troviamo anche dei piedini in gomma nella parte inferiore per quando non utilizzeremo quelli superiori e quindi per fissare, mantenere al meglio la tastiera su ogni superficie. La tastiera, come diciamo, è a membrana, come possiamo anche sentire. E il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB è placcato oro. Passiamo ora all'altro prodotto in questione e lo facciamo con il headset stereo contenuto sempre nel kit Cobalt 300. Il design è anche qui elegante e classico, colorazione sempre totalmente di colore nero con qualche inserto di colore grigio scuro. Nella parte superiore troviamo un headband abbastanza larga. Nella parte interna troviamo una buona imbottitura con spugna interna e rivestimento in similpelle nella parte esterna. Abbiamo la possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie in modo da calzarle meglio sulla testa di ogni persona. Passando ai padiglioni, nella parte esterna troviamo questo design molto carino. L'headset si dota di un connettore USB che ci darà modo di illuminare questa zona di diversi colori in modo del tutto automatico, quindi sarà un'illuminazione ciclica per quanto riguarda i colori. Passando nel lato opposto troviamo il suo stesso design con il logo della Genesis al centro, un microfono di tipo flessibile. E nel retro troviamo la rotellina che ci permetterà di alzare ed abbassare il volume. Purtroppo ho notato velocemente che anche su questo headset la Genesis ha peccato di non utilizzare un tasto per attivare e disattivare il microfono e quindi, come abbiamo detto con le Radeon 600, l'headset 7.1 che abbiamo recensito qualche giorno fa, non avremo la possibilità di attivare e disattivare il microfono, ma averlo sempre in comunicazione, a meno che di non utilizzare la funzione push to talk. Nella parte interna troviamo
dei driver da 40 mm, l'imbottitura dei padiglioni interni è buona, con un rivestimento sempre in similpelle. E niente, comunque parliamo di un headset stereo low budget, quindi per chi si avvicina da poco al mondo del gaming su computer. Il cavo è come sempre rivestito in treccia di tessuto con un motivo in nero e rosso, e all'infine troviamo i connettori, che sono due classici jack 3,5 mm per il microfono e per le cuffie, ed infine il connettore USB ausiliario per alimentare l'illuminazione, come abbiamo già detto, dei padiglioni esterni delle cuffie stesse. A seguire troviamo il terzo prodotto, che è un mouse. Anche qui abbiamo un mouse dal design classico ed elegante, colorazione sempre nera con inserti di colore grigio scuro. Il design, più nello specifico la forma, è classica e già l'abbiamo vista anche in altri prodotti recensiti in passato. Diciamo lo chassis lascelle, la classica OEM del Sensei, dello stesso Sensei, come possiamo osservare. Quindi una forma ergonomica sicuramente, perde strorzi in quanto è presente soltanto il set di due tasti laterali sul lato sinistro, e ideale per giocatori con una presa di tipo claw grip o fingertip. Nel dorso troviamo il logo della Genesis, che in questo mouse si illuminerà del solo colore rosso. Nella parte avanzata troviamo un tasto per lo switch dei DPI fino a 3200. Una rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma, due classici tasti con un buon feedback, come possiamo anche sentire. Spostandoci nel lato di sinistro, come abbiamo già detto, i due tasti laterali. Anche qui sembra esserci un buon feedback per questi. Troviamo anche un rivestimento soft touch che copre tutta la superficie in plastica del mouse. Nel lato di destra non troviamo alcun tasto laterale, come abbiamo già detto. Ve lo mostriamo anche frontalmente per osservare meglio la forma e il design del mouse stesso. Nella parte inferiore troviamo due mousefit nella parte inferiore e uno nella parte superiore. Al centro troviamo il sensore ottico, che è un Avago A3050, quindi un sensore sicuramente molto vecchio rispetto ai più nuovi PixArt 3310, 3330, 3360, che attualmente è il top gamma, e ovviamente un sensore per comunque buono e per comunque chi si avvicina, come abbiamo già detto, al mondo del gaming da poco. Il cavo è come sempre rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB è placcato oro. Infine, nel set, nel kit Cobalt 300 di Genesis, troviamo un classico mousepad in tessuto con un buon design. Troviamo, diciamo, la firma Genesis nell'angolo in basso a sinistra e un motivo astratto nella parte alta destra. È un mouse, come abbiamo detto, in tessuto, con una buona superficie, bordi ricamati. Nella parte inferiore troviamo una superficie antiscivolo. Le dimensioni sono classiche di 30x30, se non andiamo errati. Diremo meglio le dimensioni esatte nella recensione scritta. E nient'altro, questo è quello che è contenuto nel Cobalt 300, il kit della Genesis 4 in 1. E vi rimandiamo dunque alla recensione scritta completa sul nostro sito www.eximhardware.com. Con questo è tutto, un saluto allo staff.